Buonasera. Buonasera. Formati, era iniziata come si voleva, come si sperava. Poi è calata la regina, è venuto fuori di Napoli, c'è stato qualcosa, forse si sarebbe dovuto intervenire per sistemare la squadra nel secondo tempo, tentare di contenere questo ritorno che era presumibile, era preventivabile da parte del campo. Sì, infatti era quello che stavamo per fare, poi nel momento dell'episodio del pareggio è chiaro che ha cambiato la strategia che avevamo in mente. C'era un fallo che ha fatto Napoli sul gol, il pareggio di Lorenzo. Ma Cugioni ha i segni dello scarpino sull'avambraccio. Ora lui dice che nel contrasto gli è stato spostato il braccio, quindi, però io l'episodio non l'ho rivisto, quindi non lo so. Ha detto che è stato fortunato, è stata una circostanza fortuita. E dopo forse la punizione è nata per una punizione invertita su Corradi. Corradi invece consegnano poi probabilmente il cambio di Cascione che stava per venire su 1-0, non avrebbe operato qualche minuto prima. Questo cambio non è avvenuto perché sperava di fare il 2-0 o per non è avvenuto subito? No, per trovare i giusti equilibri, poi nel momento in cui stavamo dando le spiegazioni al Cascione proprio di quello che doveva andare a fare sulle situazioni di palle inattive, è venuto fuori l'episodio del gol subito. Un certo equilibrio si era pur mantenuto, pur essendo sbilanciati un pochino in avanti, e avevamo creato dei presupposti su un paio di contropiedi per andare a fare il secondo gol. È mancato questo ed è tutto fuori l'altro. Eppure erano parecchi minuti che si stava soffrendo, non si riusciva a ripartire dalla zona difensiva dove il Napoli ci aveva chiuso. Sembrava che in pratica si giocasse con un qualche uomo in meno, considerato che la tenuta atletica probabilmente è quella che o più forse fisica da parte di qualche calciatore. Sì, guardando come è finita la partita e per come si è svolto tutto, evidentemente sì. E dovevamo sacrificarci un pochino di più nel creare densità al centrocampo e questo non è avvenuto nel momento in cui il baricentro del Napoli è stato spostato nella nostra metà campo. Rispetto a Lecce, la regina non è riuscita nel secondo tempo ad attaccare la profondità, cioè a non creare quelle palle lunghe, quelle spizzicate di Corradi, per far partire, diciamo, un terzo, un sesto, un laterale. Perché quella di Lecce era un'altra partita, c'erano degli altri avversari perché Lecce era disposto in maniera diversa probabilmente. Qui con una difesa a 4 non era facile sulle spizzate andare a trovare gli spazi per gli inserimenti di Brienzo, Sesto o Costa, dipende dal lato in cui poteva avvenire questo. E soprattutto perché poi in mezzo al campo questi giocavano con Blasi che restava più basso e quindi anche lì che facevano un lavoro da specchio su Corradi stesso non era facile poi che chi doveva inserirsi in quella stessa fase. È stata una circostanza quella del gol del pareggio del Napoli, al di là della punizione investita. Alla fine creiamo o mettiamo gli altri nelle condizioni comunque di batterci, anche in situazioni sufficientemente tranquille. Sì, effettivamente è stata una palla che non è stata un'azione elaborata, è stata una palla che è filtrante, però che era stata letta anche bene dal portiere che era uscito, però resta che c'è stato un episodio negativo o sfortunoso o fortunoso che sia, però sicuramente è il nostro svantaggio. Mettoci a cuore l'assegnazione, nelle due parole, no, perché l'assegnazione? Amarezza sicuramente, perché è una partita che stavi vincendo e che potevi, non dico con tranquillità, però sicuramente si poteva portare al 90° minuto col vantaggio. E amarezza anche perché poi, nonostante l'1-1 sul finire, abbiamo creato anche lì una situazione da gol, peccato per Stuani perché ha avuto la palla di testa che poteva effettivamente darci 3 punti. Sì,
rispetto alle altre partite, la regina è rimasta uguale da davanti o da dietro? Se vogliamo andare indietro, proprio la classifica ci dice che siamo ancora indietro. Avanti sotto il profilo del numero delle azioni, no, perché se guardiamo la partita di Lecce ci siamo presentati 6 volte davanti al portiere e non l'abbiamo messa dentro. Ma ogni partita ha la sua storia, sono degli episodi poi che ti possono giocare o a favore o contro che determinano il risultato finale. Oggi contro il Napoli che è un altro tipo di squadra, abbiamo fatto sicuramente più fatica, abbiamo creato meno rispetto al Lecce, però abbiamo creato anche oggi. Ma lei oggettivamente ci crede ancora all'annunciato della prossima partita? Noi dobbiamo crederci, abbiamo il dovere di farlo per i nostri tifosi, per la società, perché la matematica dice che ancora ci sono 6 punti. Però domenica possono essere di più, domenica ancora deve venire, ogni partita ha la sua storia. Il Siena è andato a vincere con la Lazio 3-0, a Milano con Milan nessuno ci dava possibilità e abbiamo strappato un punto. E poi abbiamo le due partite in casa che vanno sicuramente sì. E allora, mettiamola così, una buona e una meno buona. Oggi è stata quella meno buona, domenica prossima sarà quella buona. Questo ce lo auguriamo. Oggi è stata quella meno buona perché il risultato effettivamente dice che è stata meno buona. Domenica speriamo che sia meglio. Ma dobbiamo aspettare il 95esimo di domenica prossima. Ma neanche un punto potrebbe bastare, la luce anche della classifica del calendario delle altre. E questo non lo possiamo dire oggi, lo possiamo dire forse domenica dopo il 95esimo e forse nemmeno. Aveva fastidio alla caviglia che si sta portando dietro da un paio di settimane, era aumentato il dolore e mi ha chiesto di uscire. Ok, grazie. Grazie.